Buongiorno o buonasera. Buongiorno. Mi sa che lo carico tipo domenica sera, quindi sarà buonasera. Stiamo andando? Ma no, al mare. Mi sembra... Andiamo al mare oggi. Non stiamo andando al mare. Mi sembra che stiamo andando al mare, truccata e vestita. E tu pure. Mi sembra di essere tornata indietro di 20.000 anni ai nostri vlog. Quelli normali del weekend. Andiamo a mangiare a casa di Sara, ossia la mamma di Paki, ossia la suocera. È tornato. Oddio, basta, sono più emozionata io di loro. Stiamo andando appunto a pranzare là e perché nulla. Il tempo fa schifo, quindi non si va al mare. Esatto. E no, potevamo andare anche domani, ma il problema non è... Fa schifo anche domani. Non è, ma il problema non è neanche il tempo, né pranzi, né nulla. Il problema è Fausto, capita? Voi ormai altro che Clue, siete voi il mio Clue, no l'app. Basta. Tu tutte e due, cioè non ti accontenti. Anguria e ciliegia. Tutto. Sì, una fetta sì. Grazie. Adesso torniamo a casa. Io sto, mamma mia, è proprio brutto sto mese, però resisto. Oggi è sabato e si esce. Io veramente oggi volevo fare i miei follower, cioè nel senso nel vlog di oggi volevo ci fosse la challenge, diciamo così, quella dei miei follower decidono la mia giornata. Solo che mi avrei fatto decidere veramente poco, cioè le mie decisioni sarebbero, cioè le mie domande sarebbero state: cosa metto, il Tampax o l'assorbente? Quindi scherzi a parte, sapete che è per me cose normali, però insomma non mi sentivo, cioè ho già le scelte limitate, quindi lasciamo perdere. E magari la prossima settimana, che ne dite, vi piacerebbe? Poi faccio fare scelte molto particolari e non so cosa, però comunque sulla tua vita. Sì, sulla mia vita. Ah, dobbiamo passare dal negozio. Mo alle 4 a che mezzo? Ora? Per le 5 sta andiamo a mettere il GPL. Sì, ok, andiamo a mettere benzina, no. Andiamo per... cioè io sto parlando con voi, cioè, benvenuti nella nostra vita. Ma è un vlog, quindi giusto che sia così. Ma io non sono più abituata a vloggare. Qui avevo fatto una specie di treccia, una cosa obbrobriosa, fatta veramente obbrobriosa. Imparate questo nuovo termine con me. Comunque terrificante, che avevo fatto stamattina praticamente con gli occhi chiusi dal sonno. No? Giusto per togliere il ciuffo davanti agli occhi, ma si è tutta aperta, stava sto coso che praticamente stava bucando la testa perché si muoveva. Poi ho fatto un'altra trecciolina qui, no, veramente ho fatto delle cose pazzesche. Il problema è che devo lavare i capelli, devo rimetterli in piega e faccio cose strane. Qui c'è qualcuno che aspetta di giocare. A lui non frega molto in realtà, è lei che si entusiasma con un po' d'acqua. Eri tutto bagnato. Ciao. Sta provocando al muscio. Sì. Ecco. Mi hai provocato? È un piccolino che vuole giocare, ma è un cane grande. È un cane grande, aiuto, aiuto. È un cane grande. Ieri o l'altro ieri ho ricevuto un pacco, mentre i cani si stanno, cioè stanno correndo sul terrazzo. Ho ricevuto un pacco gigante, credo sia di Kiko, però devo spacchettarlo. Adesso credo che lo spacchetterò su Instagram. Voi forse non sentite, ma mi stanno rincorrendo come pazzi. Eccolo qui il pacco. E ora lo spacchetto su Instagram, perché semplicemente perché voi siete abituati a vederli lì. E adorate tra l'altro quando spacchetto, cioè fanno, cioè guardate più quelli che tutto il resto. Adorate gli unboxing, quindi adesso lo spacchetto su Instagram. Ragazzi, piccola anticipazione delle storie, poi se volete andate su Instagram e guardate tutto l'unboxing. Cioè, voglio dire, a lui piace dormire in mezzo alle mie gambe. Ha portato appena pubblicato una nuova foto su 21 Buttons. Anche su Instagram veramente, però qui posso mettere i link. Stasera ceniamo con avanzi, un po' di pasta, adesso la scaldo, questa è pasta fredda, patate e zucca e olive. Pasquale invece ha il pesce e ceniamo così stasera. Io vado pazza per le patate, lo sapete, in qualsiasi modo. E anche per la pasta fredda, coi fusilli, anche con le orecchiette. Vado pazza per tutto. Ah, poi novità, perché voi che ci seguite da tantissimo tempo nei vlog avete sempre visto la mucona. Invece da un paio di mesi abbiamo, cioè ormai si era rotta, abbiamo preso questa qui, la De'Longhi, che tra l'altro ho preso su... Nespresso, sul sito di Nespresso, l'ho detto l'americana, sul sito di Nespresso, Nespresso, che è molto più piccolina, forse non si nota, ma è molto più piccolina. E
ottima, cioè ci stiamo trovando benissimo. Qui ci vanno solo le capsule, però ci vanno, cioè, moltissime capsule in commercio, anche nei supermercati sono tranquillamente compatibili. Ah, un'altra cosa che abbiamo comprato su Wish, guardate, praticamente ci sono, ora non ricordo come si chiamano, ragazzi, aspettate che metto un po' la luce, fatte in questo modo, già con i buchi che vanno bene nella macchina, questa qui, questa se non sbaglio è l'inizia, non mi ricordo come si chiama, comunque, ecco qui, si riempiono di caffè, va bene, e poi, quindi il caffè in polvere, quello normale, senza comprare le capsule, si richiudono e si inseriscono nella macchinetta. Ed è bellissimo perché non dovete comprare per forza le cialde, ma potete riempire di caffè queste qui già fatte. Queste qui sono alcune cose che devo farvi vedere nel prossimo video haul, questo è il mio shopping. Qui ci sono alcune cose di Forever 21, io non ho tolto nulla perché altrimenti se li rimetto a posto poi non ricordo più che cosa devo farvi vedere. Alcune cose le ho già messe, tipo questa è il compleanno di Paki, però non è di Zaful. La bustina qui di Zaful, ma non è di Zaful, è di Forever 21. Anche questa è di Forever 21, la buona di jeans troppo carina. E un sacco di altre cose. Qui ci sono le scarpe. Ve le faccio vedere la prossima volta. Il video haul, vestitino bellissimo, altre cose. E mi devono arrivare ancora, comunque un altro pacco, anzi due. Ho fatto un po' di shopping ultimamente, mi sta piacendo un casino quello che trovo in giro quest'anno. Guardate il caos. Queste sono le cose che uso, diciamo, più spesso, cioè non tutti i giorni, però più spesso. Le ho qui. Anche questo, guardate, l'ho preso da Wish. Qui metto, diciamo, le collane e gli orecchini che uso di più, perché ovviamente non ci sarebbero tutti, però qui sono a portata di mano. Qui c'è la mia maglietta di Zazo con i capelli su. Qui c'è il mio quadretto che mi ha fatto una fan. Qui c'è il mio silver button. Qui c'è la mia renna direttamente dalla Norvegia, da Oslo, che ho preso a Oslo. Qui c'è la mia agenda con la mia bellissima pietra ametista che mi ha regalato Luisa, che assorbe tutti quanti i brutti sogni o in generale i pensieri negativi. Anche questa sveglia vintage che adoro, mamma mia quanto è bella, me l'ha regalata questa Camillo, il marito di Luisa. Il mio cuscino saetta, anche questo regalato da una di voi. Anche questo qui, questo cuscino bellissimo. Qui ci sono un casino di fasce, cerchietti, cose così. E qui, guardate in questo cassetto lunghissimo. Devo dire la verità, ormai colleziono un po' di tutto, ma purtroppo non avendo un posto, cioè devo comprarmi uno di quei cassettoni che si usano per i trucchi. Sotto nell'altro cassetto è uguale. Abbiamo cenato, adesso tra poco usciamo. È sabato, ve l'ho detto che è sabato? Mi sa di no, comunque è sabato. E ci facciamo un bel giro io e Paki. Siccome i miei video sono sempre disagianti e alternativi, tra virgolette, nel senso di uno progetta di fare una cosa e poi viene fuori tutt'altro, è stato bellissimo. Oggi mi sono alzata e ho detto, oggi faccio i miei followers decidono la mia giornata, come vi avevo detto. E invece no, i miei followers non decidono la mia giornata, per colpa di Fausto. Però vi prometto che lo farò, perché me l'avete chiesto in tantissime. Sarebbe troppo divertente vedere cosa mi dite di fare, perché sono sicura che se dico, se scrivo bevo l'acqua o la Coca-Cola e voglio la Coca-Cola, voi mi dite acqua, perché voi siete cattivi. Ok, siamo usciti. Io non ho una, è così, è una giacca, non è che ho una manica sì, una no. Ok, si usano anche, però vabbè, non frega a nessuno. Ciao Paki. Ciao. Allora, io so che Paki, innanzitutto devo ringraziare tutti quelli che mi avevano fatto gli auguri per il compleanno, i vari social. E poi voleva dirvi che presto lo vedrete presto. Presto lo vedrete presto. Perché ragazzi, io so, ce lo state chiedendo da 2 anni, sono quasi 2 anni, anzi mi sa che sono proprio 2 anni. Ci mettiamo un po' a... Sì, a elaborare però le richieste. Però qui capiamo, insomma. Però, no, il fatto è che il problema è che è una challenge in cui lui si vendica in qualche modo, capite? Perché no, l'altra volta... No, dovresti vendicare tu, perché l'altra volta ho vinto io. Eh sì, però la challenge è un po' particolare, perché chi è bendato... lui era bendato l'altra volta. Ok, sì. Scrivetemi qui sotto se avete capito che challenge è, ci sarà la vendetta. Dopo 2 anni voglio morire, ho paura. Però lo sai che non dovrai soltanto far vedere, dovrai proprio metter... Vabbè, non posso dire niente, sennò... Vabbè, tanto avete capito, lo sai che... Faccio discorsi miei, io mi faccio delle domande e mi do delle risposte. Stavo dicendo, lo sai che non devi solo far vedere, ma deve essere sulle tue labbra. Quindi anche tu un po', insomma, verrai sporcato, diciamo così, da cose strane che vorrei farmi assaggiare. Cosa che io dovrei rischio, dominare. Dai. Sì, sì, sì. Comunque, dato che non decidete voi la mia vita oggi, la nostra vita, perché tu lo sai che quando lo farò, cioè farò quella challenge, sarai in un vlog e quindi tu di conseguenza subirai le decisioni loro, lo sai, sì? Beh certo, tu stai con me, quindi cioè. Se volete ci potete dare anche una mano per quanto riguarda eventuali challenge, altre challenge, visto che comunque ci avete stressato per questa.
No, la verità è che Pachia, diciamo, va a periodi. Dice, dai, facciamo un po' di challenge insieme. Si vuole divertire su di me, ovviamente, scontando solo su di me. Questa è la verità, perché se avete visto le challenge vecchie, vabbè, lasciamo per. Fateci sapere, magari vi metto tre idee, perché io avevo delle idee di challenge. Ve ne metto nella i di informazioni, nel sondaggio. E votate quella che volete vedere per prima, così vediamo cosa fare per prima. E poi arriverà anche l'intervista doppia, non vi preoccupate, dobbiamo soltanto girare. Arriva tutto, non vi preoccupate. Comunque, noi ci facciamo un giretto. Un bacio gigante, ragazzi. Ciao, grazie belli. Per aver visto questo vlog. Ciao, belli. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Se mi fai finire, vuol dire di nuovo ciao, belli. Ciao, belli. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale, anche quando sto fuori, va bene? È tornato. Ciao. Here we go.